L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica innovativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Istituita dalla legge 53 del 2003, permette loro di avvicendare la formazione in aula con quella in un'impresa, in un ente pubblico o in uno privato. L'obiettivo è agevolare l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro, promuovendo l'orientamento, la cultura dell'autoimprenditorialità e un maggior coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie. Una legge successiva, la 107 del 2015, ha introdotto l'obbligo per tutte le scuole secondarie di secondo grado di erogare percorsi di alternanza, fissandone una durata minima da garantire nel corso dell'ultimo triennio, almeno 200 ore per i licei e almeno 400 per gli istituti tecnici e professionali. Per sostenere l'alternanza scuola-lavoro, l'ANPAL, utilizzando i fondi del PONSPAO, ha previsto una figura specializzata, il tutor, da destinare agli istituti scolastici. Da febbraio 2018, 220 tutor operano in 1.255 scuole sparse sul territorio nazionale. Gli studenti in alternanza, dopo l'introduzione della legge 107 del 2015, sono quest'anno 1.500.000 di studenti. Attualmente abbiamo monitorato che oltre 860.000 studenti fanno alternanza scuola-lavoro dal terzo anno e sono state coinvolte oltre 340.000 imprese, coinvolgendo oltre 1.600 istituti scolastici. Come si chiama quel tratto di strada che separa la contemplazione delle arti dalla partecipazione attiva? Maxi Artwork, il programma di alternanza scuola-lavoro con cui il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma si propone di far conoscere agli studenti delle scuole secondarie del Lazio il dietro le quinte dei mestieri della cultura, raccontando percorso formativo e mansioni delle figure professionali impiegate in un museo. Avviato il 13 dicembre del 2016, Maxi Artwork ha finora coinvolto 19 istituti della regione e 950 ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Grazie a workshop e laboratori, gli studenti possono sperimentare i processi lavorativi e, vestendo i panni del reporter, produrre contenuti multimediali, articoli, interviste, recensioni, audio, video e fotogallery da veicolare attraverso le principali piattaforme di social network. In questo modo, nelle 55 ore di alternanza previste nell'arco di 8 incontri, i giovani diventano ambasciatori della cultura. L'alternanza scuola-lavoro è un'ottima opportunità per svelare il dietro le quinte di quelle che sono le professioni legate ai beni culturali e alla cultura. I ragazzi, dopo aver sperimentato il dietro le quinte di un museo, di un'istituzione culturale, mettono in gioco il loro personalissimo saper fare. Di questa alternanza mi ha emozionato stare a contatto con tante persone, anche se non ci conoscevamo prima effettivamente. Che mi ha permesso di imparare attraverso un corso di public speaking come rapportarmi con il pubblico e per un eventuale colloquio di lavoro. In questa alternanza ho lavorato e ho conosciuto ragazzi di altre scuole ma anche ragazzi della mia classe e abbiamo fatto dei lavori di gruppo mediante il quale abbiamo capito cos'è lavorare anche in un ambiente che non riguarda solamente la scuola. Perché l'alternanza al Maxi Artwork è stata importante? È stata importante perché ha dato la possibilità ai ragazzi di materializzare, concretizzare la disciplina della storia dell'arte e soprattutto ha dato la possibilità ai ragazzi di capire quante maestranze, tra virgolette, operano dietro insomma, un museo.